Difesa e attacco sono due cose diverse. Attacco è uno che aggredisce e perciò già è preparato a fare male. Difesa, sei completamente impreparato. In difesa tu in quel momento manco te l'aspetti, hai visto uno che ti attacca e dici ma questo mi mena, non lo so. Invece in attacco quello là magari, come tutti i predatori, cerca la preda più debole, no? Perché il leone non è che va a attaccare un altro leone. No, va dalla gazzella, perché la gazzella ammazza e te la magni. Mica va l'elefante, va a attaccare, è grosso. L'ippopotamo quanto ci magna? Una cifra. Ma va a attaccare l'ippopotamo se sei il leone. Può essere pure il re della giungla, ma l'ippopotamo è l'ippopotamo, no? È grosso. O rinoceronte. Voi avete mai visto un leone che attacca il rinoceronte? No. Va a attaccare i sfigati, va a attaccare i gazzelle il leone. E allora chi va attacca il predatore? Se vede uno per strada grosso, con due bicipiti che mena, si muove veloce, o lo conoscono tutti perché ha menato tutti, mica ce va, mica va lì a rompere gli scatoli, no, quello mi ha sfigato, o spigno o fa cascare. Perché? Perché quello ovviamente è la preda facile. Devi dimostrare di non essere la preda facile, ciò subito, pronto, va, reagisci, ti attacca, ti sta dando schiavo, subito pronto, non devi star lì a far vedere che sei debole. Per quello io vi dico, boom, fini subito un colpo sotto, così, quello che non si aspettava niente, pia un colpo qua di quelli che fanno male, si piega, perciò dovete essere anche bravi a improvvisare, no? Per strada a camminare, ma che ne so, è pronto, pure infili in colpo. Stai a camminare, scusa, scusa, niente, subito un colpo. Se vi capita uno che vi sta di scusa, bordi subito e vi può menare. La difesa diventa un attacco ormai. E se voi siete a preda debole, che succede? A quel punto questo viene, vi attacca e vi finisce. Se questo qua insiste, sotto gancio, pa pa, fegato e costole, e quello deve iniziare a ridimensionare. Ma se voi dici, ma io, guardate che molti sono furbi, ma io non ero avvicinato per chiedere l'ora. Non è vero, quello si era avvicinato per menarvi e poi mostra di che vi chiede l'ora, ma non è vero niente. Voi avete fatto bene a pa pa a infilarlo. Allora, la prima tecnica, se vi trovate in difficoltà, non è sbracciare, smanacciare come farebbe chiunque, no? Stai davanti, dire a una persona, oh, te meno! Ecco, questa è una stronzata. La cosa migliore, più veloce, che dà meno dell'occhio, è un colpo corto basso. Perciò fegato costole. Pum. Ah, perché te mi hai dato fastidio qua là, pam! 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 Sotto, capito? Ho usato tra l'altro il braccio anteriore, che è più comodo, per dare le braccia basse. Perciò voi direte, vabbè, ma se gli do un cazzotto sotto, magari questo non cede, certo, se lo prende qua sul fegato, cede come, lo deve prendere bene. L'altra cosa che potete fare è questa, sempre a corto, gli mettete la testa davanti, come per dire, oh, poi pam, 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 direttamente col braccio alzato, pam, 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 attaccati da dietro, no? C'è il vecchio ciao amico, pam, poi pam, dopo questo, pam, potete comunque continuare a colpire, pam, 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 pam. Ok? Così avete la certezza che il vostro avversario si demoralizzi un pochettino e il vostro avversario che spintona, che dà fastidio, nel momento della spinta, cioè lui vi spintona e ping, mentre cerca di spintonarvi, lavorate sotto. Voi sta, lo colpite, si piega, oh, io dico che si è piegato, si è fatto male, ha sbattuto, gli fa male la panza, cioè potete comunque gestirla. Se invece voi lo colpite in faccia, no? Stoi, da un cazzottone! Esce il sangue, l'occhio nero, vai a spiegare, no, beh, ha sbattuto. Pure se questi domani si vanno a lamentare, pronto polizia, questo mi ha menato! Vai a spiegare che ti sei difeso, vabbè. Alla fine tu che c'hai in mano? Niente, perché tu gli hai dato un colpo sotto, l'hai piegato, questo è rimasto giù, poi va la polizia, guardi che mi è successo, che gli fa vedere? Fa vedere la panza. La polizia fa, che ti è successo? Hai magnato? Quello è il problema. Allora voi che fate? Ricordatevi sempre, vostro nemico arriva, vi dà fastidio, vi disturba, voi fate finta di niente, alzate le braccia, ma io no, veramente, e abbassate le braccia, perciò non siete minacciosi, e pam, pam, capito? E infilate praticamente il colpo. Se invece volete usare il vecchio metodo, c'è il ciao amico, perciò, stoom! A un certo punto che sta da fastidio, stam! Ok? Oppure sta da fastidio, stam! Però dà troppo nell'occhio, lavorate più su colpi corti. Oppure a mezzo busto, che succede? A quello, stum! Stum! Capito? Corto, pam, pam, pam!
dovete essere veloci, colpi corti, pam, pam, pam. Voi direte, ma sparla bene Cicalone, dice porti il colpo, vai veloce, pam, 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 pam. Lui è abituato, si allena in palestra. Allora vedo che pure allena voi. Allora dice, vabbè, ma io posso andare in palestra, vi allenate a casa, vi comprate una camera d'aria di una bicicletta come questa, no? Costano 3 euro da Decathlon. E la tagliate, l'attaccate su un tubo che c'è da casa, dove pare, e vi fate delle belle ripetute. Prendete la bella camera d'aria, che è bella elastica ed è indistruttibile in questo caso. Partite con i colpi dritti, afferrate, uno, spingete, spingete tutto il corpo, con la spalla, due, uno, due, uno, due. Investimento 6 euro e ci avete tutto. Iniziate a scendere e salì, scendi e sali. Ok? Veloce, scatto! E stop, recuperate. Di nuovo. Stop, recuperate. Cercate di avanzare, portate i colpi. Adesso io sto in tensione, vedete? Se mollo mi riporta indietro, perciò avanzo con le gambe. Colpisco, veloce, prendete la corda, saltate, doppio salto, salti alternati, alzate le gambe, ok? L'importante, veloce, lento. Siamo più nella pratica della vita quotidiana, no? Io ho una persona che mi infastidisce, che mi ha fatto un torto, che mi ha dato fastidio, a quale ho fatto un incidente stradale, non può capire chi c'ha torto e chi c'ha ragione. Ricordate che per strada avete le mani nude, non c'è il guanto come ce l'avevo prima. Il pugno va serrato bene, non partite da pizza alla gente, non c'ha senso. Te do una pizza, oh, guarda qua! A smanacciare, oh, questi, no? Colpi corti e veloci, pugno chiuso, stum, 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 ok? Questo, dovete lavorare, corti. State qua. No, ma non mi spigne, no! Ma lasciami perdere! E l'avete colpito qua, sta fascia. Che significa? Che questo si è piegato. Non state lì a spigne, fate la fatica e spigne, che fai voi. Oh, e vattene! Quando avete fatto il movimento di spigne? Già avete fatto un movimento e avete pure rischiato, invece di spigne voi, fate un movimento semplice, senza star lì a spingo, che faccio? Capito? C'ha senso. Che poi? Spingi, fatichi. Questo poi torna indietro e ve carica. Puh, ve via, ve sbatte via, capito? Allora, tanti mi chiedono, ma io a casa come posso potenziarmi un po', no? Mi posso comprare pesi da 50, 60 kg, pizza da 500? No! Allora, il massimo che vi serve a voi sono i pesetti da un chilo. E fate tanti esercizi veloci con i pesetti da un chilo. La cosa importante è fare esercizi che lavorino sulla velocità, perciò state lì a fare... Oh, ricordatevi di respirare profondamente a tempo in funzione dell'esercizio, cioè se andate veloci dovete fare un respiro lento, cioè cercate di portare più aria nei polmoni, non è che dovete andare a fare, perché poi che succede? Non ricaricate i polmoni, non respirate, crollate. La cosa più importante poi, la velocità di esecuzione, non la forza. Pam, 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 pam. Perché poi la velocità con la massa dà la forza. Invece se voi andate lenti e portate sti colpi e ci cadete, cadete e tornate, già siete pronti per un altro. Pam, pam, pam. Se voi fate sorprendete, fate male quanto quell'altro colpo, forse meno. E qua che succede? Boom, boom, boom. Capito? Se litighiamo il nostro avversario ostico, noi possiamo pensare che con colpo solo lo fermiamo. Allora ragioniamo subito, facciamo un piano. Se io lo colpisco sotto, lui a quel punto si piega e si scopre sopra e posso infilare un colpo sopra. Perciò ragioniamo almeno a due colpi. Colpo sotto, colpo sopra. Magari più velocemente e meno forte. Pam, 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 pam. Muovetevi, state chiusi. L'avversario non ci capisce più niente e probabilmente vi lascia in pace, perché se io arrivo e faccio uno, non è detto che arriva. Due, se arriva magari si para pure. Tre, è l'ultimo colpo che date, perché poi che avete fatto? Cadete e state qua, capito? Aspettatelo. Dai, dammi un pugno. Sempre tutti belli coperti. Pa.
Vedete, cede. Una bella sequenza di colpi che l'avversario non si aspetta. Tanti mi dicono, ah, ma io ho visto certi ciccioni grossi, questi menano, pesano 100 kg, 200 kg, 300 kg. L'anatomia è sempre la stessa. I colpi di sempre, fegato, costole, volendo plesso solare o addirittura ascella. Questi stanno così, smanacciano. Un colpo sotto l'ascella, manda in shock tutto il sistema nervoso per un minuto. Se ci pensate, a testa è lo spazio più piccolo, colpi, è quello che si muove di più. Perciò se uno già fa questo, già lo schiva il colpo.